Bombardato come tutti noi da queste pubblicità fuorvianti, mi sono sempre chiesto quanto costasse realmente realizzarne una da guru mediocre. E a Dubai ci sono già, mancano le supercar. Vamos a prendere le supercars! Io comunque ho paura di guidarle, non ne ho mai guidata una e facciamo danni. Ma falla finita, ma falla finita. Quanto belle sono! Mamma mia, ma che cazzo! Belle, proprio belle. Mai guidata, cioè, farò danni. Che dici, Lorenz? Siamo pronti per droppare finalmente il nostro videocorso. Il nostro videocorso su come creare videocorsi. Geniale. Inception. Cazzo, dobbiamo scrivere lo script. Io comunque ad andare in giro con queste mi sento un po' in soggezione, mi vergogno. Oltre a non avere la patente perché sedicenne. No. L'ho fatta ieri la patente. General Department of Traffic. Per guidare a Dubai, anche se a chi affitta le macchine sembra non fregare nulla, devi avere la patente internazionale o la patente locale. E da residente è veramente una cavolata farla. Ci si presenta a un ufficio dell'RTA con passaporto e patente italiana, si fa una visita agli occhi e c'è il dottore in ogni sede dell'RTA, comodissimo. Costo 150 dirham, si pagano altri 870 dirham di patente e immediatamente facendo tutto nel giro di mezz'ora ti stampano subito lì la tua patente emiratina, con tutte le categorie pari a quelle che possiedi in Italia. Costo totale circa 250 euro. E adesso si guida. Con questa in teoria posso guidare tranquillamente in Italia senza problemi? Tu sei residente AIR e quindi giustamente puoi utilizzare la tua supercar anche in Italia e quindi di conseguenza vai ad esibire la tua patente emiratina. Non possono neanche sequestrarmela? Nel momento in cui tu utilizzi la tua driver license in Italia, ciò non ti autorizza a commettere un illecito che è di competenza del paese dove ti trovi. Però ovviamente non hai le penalità dei punti e tutto ciò che ne consegue qualora tu dovessi emettere un'infrazione stradale. Con questo non devi dire, te lo dico da Veneto. Ricevuto da Veneto. Questo è l'albergo dove soggiorna CZ quando viene qua. Noi non vi diciamo quale albergo, però non ve lo diciamo. Però è lo stesso. C'è scritto Five. No. Tra l'altro siamo stati fortunatissimi perché tramite una nostra amica local abbiamo trovato questo libanese che ci ha aiutato a trovare le macchine ed è stato gentilissimo perché ci ha detto tutte le truffe che fanno e ci ha aiutato a controllare le macchine. Spoiler, anche noi non abbiamo passato il meglio e vedrete. Voi quando prendete in affitto qui una macchina state molto attenti, fate una foto e guardatela bene quando la prendete e soprattutto se sentite un rumore lui ci ha detto di dirlo subito perché le truffe, soprattutto per le supercar, sono all'ordine del giorno, quindi massima attenzione. Comunque adesso gli diamo 200 dirham di mancia, se li ha meritati, e poi facciamo tutti i conti così vi dico quanto stiamo spendendo. Stiamo procedendo alla firma della contrattualistica. Ma quanto istituzionale sei? Stiamo per firmare i contratti e dobbiamo leggere qualsiasi clausola che c'è all'interno. La terza, la vuoi Lamborghini o McLaren? È arrivata una McLaren là in fondo, la vuoi Lore? La vuoi. No, io tengo la Lambo gialla, raga, ormai. Guarda, io prendo la Panda parcheggiata là. Se io dovessi scegliere tra le tre come mia preferita, questa è Tamarra, quindi non la sceglierei mai, prenderei la McLaren tutta la vita. Allora facciamo il cambio, fammi prendere questa. Eh no, ma devo essere Tamarra, stiamo facendo fake guru. Cosa sta succedendo? Mamma mia, qua vado a sbattere. Zio cane, come fanno a starci le persone? Dove sei arrivato, Rick? Da Padova a Dubai con la Lambo. Sei diventato questo. Minchia, ho paura, cazzo. Per scappottarla poi come cazzo si fa? Ecco. Dai, Rick, porca, che questi corsi non si vendono da soli, Rick, dai! Becky, non ci sto! Non ci sto! Ciao ragazzi! Ciao Rick! Ecco fatto. Subito la battezzata. Il corso si chiamerà La Benedizione e mettiamo una dopo l'altra tutte le tecniche di vendita e sopra ci diciamo stronzate. Quindi la prima cosa in assoluto, oh! La storia di come siamo arrivati qui. Quindi eravamo poverissimi, arrivavamo da... E poi c'è stata la benedizione che ci ha cambiato tutto. La benedizione. E se acquisti questo corso ti cambierà anche a te tutto, no? Perché abbiamo scoperto delle cose. E quindi l'illuminazione, no? Certo. Senso. Dopodiché stabiliamo l'autorità. Binance su cosa? E troviamo la sabbia. Dobbiamo continuare a parlare di valore. Facciamo social proof. E qui sarebbe fighissimo. Marco Costanza, schermo fermo. Lui che fa il testimonial di come anche lui ha cambiato la vita con questo corso. E dopodiché tutto passiamo alla vendita. Quindi fake scarcity e solo one time only. Promessa di una valanga di soldi, apertura delle porte a un nuovo mondo. Fine. Fantastico. Oggi andiamo a girare Az. Vamos. Porco memo. Know that the ride or die. I'm a OG boy.
vediamo anche quanto costa fare il pieno, perché questa, oltre al noleggio, ciuccia. 210 dirham per 58 litri. Lo scenario deve essere obbligatoriamente in mezzo al deserto. Dovete sembrare seri, ma dire str***o. Ok, vai. Avresti pensato di finire in un videocorso su come vendere videocorsi? No. E ora, in modo completamente ironico, utilizzeremo alcune comuni tecniche di vendita. Sotto ad ogni spezzone della pubblicità vi lascio il nome e in descrizione vi lascio anche alcuni approfondimenti della tecnica. Ciao, ci sono caduto giù. Una volta tutti noi eravamo poveri, ma poverissimi. Adesso guardate quanta opulenza. Puoi farlo anche tu facendo il nostro corso su come vendere corsi. Ma poi all'improvviso abbiamo scoperto la chiave. Tra tutte le cose, delle cose che troverai in questa cosa, ci sarà un super bonus, un ovetto Kinder. Yeah, grazie a sto corso, guarda qua, macchine, cosa, vita, tutte robe pazze, ma voi che ne volete sapere? O lo comprate adesso o la vostra vita rimarrà povera per sempre. Andiamo, va. Sbrigatevi ragazzi, questa offerta per questo mondo è valida solo per 14 secondi e 27 ore. Noi potremmo benissimo stare a casa a goderci questa ricchezza, invece noi vendiamo a soli $100,000 con ovetto Kinder incluso, perché non vendiamo sogni, ma solide realtà. Questo corso si chiama La Benedizione e al di là della porta c'è il paradiso. Raga, epica. Ma quando l'azza era finita, ecco che arrivano i problemi. E no, non parlo della polizia, anche loro non sapevano come aiutarci. Abbiamo rotto le lampade. Quando ci ha consegnato la macchina, abbiamo fatto tutto il discorso, ci sono un sacco di scamme. Siamo fermi da un'ora con le macchine che non vanno. Ci hanno scammato. Totalmente. Ci hanno scammato. 50 gradi nel deserto a Dubai e non partono le macchine. Stiamo morendo di sete. Un'ora dopo la situazione è questa. Siamo dentro la macchina di Cobrino, Crypto Jesus morto lì e le macchine non si accendono. Lori sta sbroccando, Cobra è cieco. Ma che cosa ha detto il tipo? Ci sta riprovando, lui ci sta provando di continuo a sbloccare queste cazzo di macchine. Se no gliele mettiamo a bordo strada e ce ne andiamo. Non puoi spostarle perché non sono folle. Vai che vanno. Dopo un'ora e 40 le macchine vanno. Madonna, sono stanco, morto, sudato, fradicio, distrutto. Si va? Alla fine abbiamo scoperto che in certe zone di Dubai non puoi entrarci, perché se lo fai il GPS blocca completamente la macchina perché pensa che tu stia commettendo qualche illecito. Ma in conclusione, riconsegnata la macchina, girata la sfasulla, quanto abbiamo speso? Ogni macchina costava 3000 dirham. Di mancia, per niente meritata, Dio bello, abbiamo dato 200 dirham, 66 a macchina. Di benzina ho speso 210 dirham, per un totale di 3276 dirham, circa 815 euro. Poi se volete potete aggiungerci 250 euro di patente. E se non l'avete, per una pubblicità fatta bene di questo genere, non come la mia, un videomaker vi costa tra i 500 e 1000 euro. Per carità, non male, non costa pochissimo. Però, di sicuro, non dovete possedere la Lambo. Ora, lasciate un mi piace se volete aiutarmi a recuperare tutti questi soldi. Iscrivetevi e ciao! Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!